Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Raccolta Differenziata, un programma che non si differenzia per la raccolta, ma fa una raccolta che fa la differenza, e questo è il succo del nostro programma. Basta chiacchiere. Vi lascio al servizio di un mio caro amico di Genova, Marco Villa, che fa parte del club La Loggia del Falco 2016, che mi ha mandato la sua collezione, che secondo me è favolosa. Basta parlare, via alle immagini. Marco, abito a Genova, ho 57 anni e dal 1976 gioco e colleziono materiali su Budio. Ho il piacere e l'onore di condividere questa mia passione con altri 13 ragazzi, con i quali abbiamo fondato un piccolo ritrovo che si chiama Loggia del Falco 2016 e con i quali tutti i venerdì ci vediamo per condividere i nostri tornei, i nostri campionati e quant'altro. Per quanto riguarda la mia collezione, che avete visto, è frutto, come vi dicevo, di tanti anni di raccolta di materiali rigorosamente originali, dai più vetusti, diciamo così, a quelli più recenti, ma sempre sotto l'egida del marchio Subutio. Non ci sono pezzi particolari che io amo di più di altri, perché in una collezione tutti i pezzi sono importanti, ma ce ne sono certi che per valore storico, secondo me, meritano una menzione particolare, e adesso ve li faccio vedere. Ecco, questa, come vedete, è la locandina originale del primo campionato italiano di Subutio del 1974, che si svolse a Genova Renzano al Grand Hotel della stessa cittadina e che celebrò un po', come possiamo dire, l'exploit di questo gioco a livello nazionale e poi si estese naturalmente in tutta Europa e anche nel mondo. Quindi un documento cartaceo di discreto pregio. Abbiamo poi uno dei miei pezzi preferiti, che è una delle prime confezioni da gioco di Subutio, dove vedete non c'era il campo, le reti erano addirittura di carta e le porte in filo di rame, e quindi un valore estremamente romantico di questa confezione. Per quanto attiene invece alle squadre, mi sono particolarmente care questo Torino, che pur essendo un Torino abbastanza normale ha una caratteristica che adesso vi faccio vedere, e ha una ref un po' particolare, come vedete 529. In realtà trattasi di un errore che nel catalogo del 76, se non vado errato, la Subutio fece, inquadrando questa squadra come Torino seconda maglia e quindi dandogli questa ref un po' particolare. Poi abbiamo un'Austria Vienna, che a quel tempo ricordo che nessuno voleva, perché aveva i colori un po' troppo così strani per il tempo, ma che oggi assume un valore collezionistico abbastanza importante. E poi qui invece abbiamo un Durban, che è una squadra che non esiste nemmeno più nel calcio reale, una squadra sudafricana, ma sulla quale puntava la Subutio, avendo moltissimi abitanti inglesi che risiedevano in Sudafrica, per espanderlo anche là. Oggi è una squadra che non esiste più, ma la squadra Subutio ha assunto un discreto valore, soprattutto storico. Come vedete, tutte le squadre mancano di un omino, ma perché ogni omino di ogni mia squadra finisce nella mia vetrinetta, in quella teca che avete visto nel filmato. Io vi ringrazio dell'attenzione, naturalmente, e vi auguro a tutti la cosa più bella che ci sia, e cioè buon Subutio a tutti. Ciao. Avevo ragione o non avevo ragione? Grandissima collezione quella di Marco Villa, che ringrazio ancora una volta. Ma ringrazierò anche voi. Ma che aspettate? Mandatemi i vostri video delle vostre collezioni, grandi o piccine, non importa. Noi non aspettiamo altro. Mandatele qui a questa mail e io le manderò in onda. Tanto io sono sempre tutto il giorno chiuso in questa stanza, non esco mai, quindi se me la mandate preparo il video e andrà in trasmissione, ok?
Basta, finita qui. Vi saluto e buon subbuto a tutti.